caduta libera. Ecco perché il campione Michele Marchesi non si vede più. A caduta libera, i telespettatori si sono abituati ormai da mesi di vedere al centro Michele Marchesi. Quest'ultimo è rimasto campione molto a lungo e ha colpito tutti per la sua bravura e per aver difeso il titolo anche con simpatia. Da qualche giorno a questa parte, però, i telespettatori hanno notato la sua assenza, senza che però abbia mai perso. Per questo, molti si chiedono che cosa sia successo. Michele Marchesi ha appassionato il pubblico con la sua bravura, che ha ricordato a molti quella di Nicolò Scalfi. Il giovane campione che è rimasto per mesi in carica, battendo anche tutti i record di montepremi vinto. I telespettatori erano quindi abituati a vedere il campione Michele difendere il titolo a caduta libera. Da qualche giorno, però, il campione non è più presente e dal suo posto si stanno alternando altri concorrenti. Molte persone si sono accorte che però Marchesi non è mai stato eliminato e non ha mai perso contro nessuno. Perciò, è normale chiedersi per quale motivo sia assente. In realtà, Michele Marchesi non è assente e non ha mai nemmeno perso contro un altro concorrente. Il motivo per cui si stanno alternando altri volti a difendere il titolo di campione è che stanno andando in onda delle repliche. Le puntate di caduta libera di questi giorni risalgono al periodo precedente alla vittoria di Michele Marchesi. Come si può vedere, infatti, tutte le persone del pubblico in studio indossano le mascherine. Cosa che da un po' di tempo non si stava facendo più in questi programmi televisivi. La decisione di cominciare a mandare in onda le repliche, a partire dal 19 novembre, è stata presa da Mediaset. Per evitare di mandare il quiz televisivo in competizione con le partite dei mondiali di calcio. Per tale ragione, per lungo tempo non si vedranno più nuove puntate e non ci sarà nemmeno Michele Marchesi a difendere il titolo di campione. A questo punto è giusto domandarsi quando Mediaset tornerà a trasmettere le nuove puntate di caduta libera. Tale decisione, che sicuramente ha sorpreso i telespettatori, sembra non aver fatto piacere nemmeno al padrone di casa Gerry Scotti. Durante una delle ultime nuove puntate in onda, il conduttore ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata. Infatti ha dichiarato che negli anni passati si aveva l'abitudine di non sospendere i programmi durante i mondiali ma di adattarli al tema. Ad esempio le puntate di caduta libera potevano presentare delle domande ai concorrenti che rispettassero questo argomento. Invece Scotti ha ironizzato aggiungendo che adesso sarà mandata in onda La casa nella prateria. Ovviamente si è deciso di mandare invece in onda le repliche di caduta libera. I mondiali di calcio in Qatar finiranno il 18 dicembre, perciò prima di questa data è impossibile pensare di poter rivedere le nuove puntate del quiz. Subito dopo la fine della competizione calcistica, inizieranno le vacanze natalizie ed anche in questo caso è difficile immaginare che Mediaset scelga proprio questo periodo per trasmettere tale programma. Per questo motivo, appare ormai molto probabile che i telespettatori dovranno aspettare il nuovo anno per rivedere caduta libera ed il suo campione Michele Marchesi. A partire dai primi mesi del 2023, però, dovrebbe andare in onda la nuova edizione di Avanti un altro, che pare debba contare circa 100 puntate. Le nuove puntate di caduta libera potrebbero quindi slittare persino alla primavera del 2023 o addirittura all'estate, in cui potrebbe essere trasmessa una versione estiva del programma, che sfiderà Reazione a Catena. Voi che cosa ne pensate? Avevate intuito che Mediaset stesse mandando in onda le repliche, e secondo voi è stata una scelta sbagliata? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.